Posso dire che c'hanno più culo loro che in cinema porno? Lo posso dire? Perché comunque la Croazia stava in partita, ragazzi. Poi per carità, sono calati, ma ogni occasione che ci hanno avuto, sono riusciti a buttare sempre la palla in rete. Ma non sarà l'unica partita che andiamo ad analizzare oggi, perché c'è stato un Cristiano Ronaldo roboante, strabiliante, perché c'è un Belgio di quelli esagerati. Attenzione alla punizione per la Francia. Ciao e bella a tutti da me. Ovviamente. Inizio a registrare, la connessione internet comincia a sfarfallarmi. Due coglioni come una casa. Prima di continuare, tantissimi mi piace su questo video perché voglio portare una novità su FIFA 20, di quelle pazzesche che voi non ci avete minimamente idea. Cliccate qui e iscrivetevi anche al mio secondo canale YouTube, Rod285.000 iscritti, ma iscrivetevi anche a questo canale. Adesso analizziamo tutte le partite nel dettaglio. Partirei proprio da Francia-Croazia perché sinceramente, regà, allora, passa in vantaggio la Croazia, tra l'altro gran bel gol di Lovren, chiamatelo come pare, gran bel sinistraccio che si insacca e il portiere non può assolutamente nulla. L'ho detto, oh, porca miseria, ma chissà che oggi qua la Croazia riesce a fare qualcosa di importante. Antoine Griezmann e poi autogol su in pertugino di Martial, l'hanno completamente ribaltata, ma Dudi di Dugo praticamente se ne vanno in vantaggio alla fine del primo tempo negli spogliatoi. Rientrano in campo e se Brekalo fa il 2-2 e poi regà, Upamecano, che comunque qualche cazzatina ogni tanto la tira fuori, è un grandissimo difensore, va bene, e niente, ha fatto praticamente 3-2, poi calcio di rigore, posso dire anche un po' discutibile, va bene il nuovo regolamento, tutto quello che volete. Gliel'hanno assegnato, va Olivier Giroud e non Antoine Griezmann che trasforma. E va bene, Cristiano Ronaldo, ragazzi, entra nella storia, è il primo calciatore europeo della storia a fare più di 100 reti con la propria nazionale. Una cosa di quelle pazzesche barese. 101 gol, perché oggi ne ha fatti due su calcio di punizione. Alla Juve ha fatto solo un gol su calcio di punizione, che la nazionale ogni volta, via, pa, pim, 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 pim. Ho letto un meme, un meme, dice già se fa sentire, insomma, l'influenza di Andrea Pirlo, tant'è che, vabbè, e poi. Sì, mi hanno piato pure palo, eccolo, eccolo, niente, non segnano manco che mani. E va bene, quindi Cristiano Ronaldo, insomma, fa la doppietta, record su record, e vabbè, il Belgio è straripante, posso dire che secondo me sono i favoriti per la vittoria adesso. Boh, cioè questi segnano la rotta di collo, Mertens che butta palle in rete come se non ci fosse un domani, Batshuayi che comunque, regà, si fa sempre trovare presente, hanno annientato la mia Islanda, squadra che io simpatizzo per chi mi segue dai mondiali di Russia 2018, sicuramente lo saprà. Sono rimasto stupito anche dall'Inghilterra, che non riesce ad andare oltre lo 0-0 con la Danimarca, perlomeno siamo al 91esimo, non credo che ci saranno gol in live, quindi mi aspettavo qualcosa di più da parte dell'Inghilterra, ma ha fatto un tiro nello spiano, ha fatto un cazzo praticamente in maniera abbastanza inaspettata. Mi sono scordato qualche altra squadra? Assolutamente no. Vado rapidamente ad analizzare le classifiche, perché poi è la cosa che ci interessa di più. Belgio primo a 6 punti, 7 gol fatti e 1 subito. Una sicurezza di quelle exaggerated. Vi ricordo che sono 4 gironi di serie A, gruppo A, Lega, chiamatele come pare. Passano le prime di ogni singolo girone. Inghilterra 4, seconda in classifica, Danimarca 1, Islanda 0. Per quanto riguarda il girone Portogallo, Portogallo e Francia 6, Svezia e Croazia 0. Croazia che piglia 4 fischioni nella scorsa partita contro il Portogallo, 4 fischioni contro la Francia, buonanotte e sogni d'oro. Quindi, che cosa accadrà? Chi passerà nel girone Portogallo-Francia? Io credo che alla fine passerà la Francia da prima nel girone, ma ripeto anche che oggi, secondo me, per carità, poi sono usciti fuori e tutto quanto, ma Croazia che aveva fatto veramente una gran, fino a un certo punto, una gran bella prestazione, permettetemi di dirlo, e poi sono calati sotto i colpi de. Oh, riescono a. Pim, pum, tir, go, tir, tir, pim, pim. Go, se segni, ovviamente, più segni, più vinci, ovvio che sia così. Fatemi sapere la vostra nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti e due i miei canali, cliccate, attivate le campanelle se non vi arrivano le notifiche, contenuti consigliati qua e profili social tutto in descrizione. Detto questo, non mi dilungo altrimenti, tanto non credo ci saranno gol in live, assolutamente. Danimarca e Inghilterra rimane sul punteggio del 0-0, Francia-Croazia dovessero segnare, cambia veramente poco perché stanno 4-2, Belgio-Islanda 5-1, Svezia-Portogallo 0-0. A domani, tanti nuovi contenuti, ciao.